Allora, signori, io ho giocato le ultime 6 partite con la speranza di arrivare ad agganciare ancora l'ultimo posto disponibile per l'Europa League. Non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo vinto la partita con il Genoa, abbiamo vinto quella dopo, poi abbiamo pareggiato giocando una partita molto buona con la Juventus. E poi le altre abbiamo perso con l'Inter, abbiamo vinto con l'Empoli. Io da dopo la Juventus ho simulato le ultime 3 giornate che rimanevano, perché tanto ormai era già tutto scritto, sia per l'Europa che per la salvezza, bene o male. Poi non cambia niente, perché tanto simula in base come vuole lui. Quindi però va bene così. Mi è dispiaciuto perché dopo l'errore commesso di salvare l'albo d'oro della passata stagione sopra alla master che stavo facendo, capite bene che non potevo più riniziare dalla sesta di andata. Ed è andata bene che in quella slot 2, non so come mai avevo salvato lì, mi era rimasta la partita dal Cagliari in avanti. Quindi dalla sesta di andata ho simulato fino al dove ero arrivato prima di commettere l'errore, che mancavano 6 partite. Le ho fatte, si era acceso un piccolo lumicino, però chiaramente era difficile recuperare 16 punti in 6 partite alla quinta in classifica. Come cosa è successo? È successo delle cose, questo vi ripeto che io ho simulato solo le ultime 3, le altre 3 le ho giocate sperando di poter arrivare in Europa League, ma era chiaramente era palese che era impossibile. Questa è l'ultima giornata come è finita, gran campionato del Torino, Juventus campione d'Italia, la Reggiana ci ha battuto, quindi conserva il suo posto in Europa League e fa un'altra grande stagione di campionato di Serie A. La Roma con questa vittoria vedremo se si è salvata o se è ritornata in Serie B. Brutta sconfitta dell'Inter in casa col Verona, il Napoli cade a Torino con la Juve 2-0. E Milan che cade con Sassuolo, l'Atalanta batte il Venezia, il Monza 1-1 con la Lazio, la Fiorentina pareggia nel derby dell'Appennino con il Bologna. Andiamo a vedere la classifica. Eccola qua. Quindi abbiamo la Juve e Torino Champions League, l'Inter preliminare di Champions League, non so perché la Konami li ha fatti così, perché avrebbe dovuto dare 4 posti diretti in Champions League e quinta e sesta in Europa League. Invece, quanto vedo io, siccome la finale di Coppa Italia è Juventus e Torino, e chi sia che la vince, dovrebbero liberare un posto in Europa League. Però bisognerà vedere l'Inter se passa i preliminari, perché se non li passa ci vanno Inter, Reggiana e Milan in Europa League. Se li passa l'Inter, vincendo la Coppa Italia, essendo la finale Juve-Toro, andrebbero Juve-Torino-Inter in Champions League, Reggiana, Milan e Parma in Europa League. Il Parma deve sperare che l'Inter vinca i preliminari. Quello deve sperare. Perché già la Coppa Italia in sé libera un posto, perché Juventus e Torino libererebbero un posto. Non so se si potrebbero avere anche addirittura 4 squadre in Europa League a questo punto, non lo so, non l'ho mai capita quella regola lì. Noi siamo arrivati a 54 punti. Andiamo a vedere chi retrocede. Ecco, la Roma, guardate che roba, si salva l'ultima giornata. Incredibile, eh? Incredibile. Sicuramente la differenza reti è migliore di quella del Venezia, ma qui contano gli scontri diretti. Retrocede ancora una volta il Genoa, quindi Venezia, Genoa e Monza ritornano in Serie B. Si salva l'Empoli, un campionato modesto, un buon campionato del Cagliari. E via via, tutto il resto. Ora, signori miei, andiamo a vedere, andiamo avanti, saltiamo tutta, vabbè, questo abbiamo Botroid, molto bene. Andiamo a vedere partita celebrativa, chiaramente non andiamo a fare perché mi fa proprio schifo. Offerte di lavoro di club, vediamo per curiosità chi è che ci cerca. Aspettiamo di vedere che finisca di caricare. Andiamo a vedere. Carriera allenatore. Chi ci cerca? Per l'amor di Dio.
Ma altre squadre no? Comunque no, rimaniamo a Pisa. Ho detto che finché non vinco qualcosa da Pisa non vado via. Un posto in casa nostra, gli 11 del mese, rapporto mensile, guadagni di maggio, voglio proprio vedere quanto ci è andato. Herrera è partito, ci ha dato una buona offerta, ci ha dato 14 milioni di euro e quindi direi che poteva anche andare. C'è in vendita anche Boli e sto pensando di cambiare Ionita e Zuniga con due spagnoli a centrocampo molto forti, vedremo. Carriera allenatore, basta non rispondere tanto. Andiamo a vederci anche il finale di campionato degli altri campionati. D'ora in avanti ve lo farò vedere. Questo è il Belga. E vince di nuovo l'Eupen, il campionato. Mamma mia. Mamma mia. La Danimarca vince il Middelsland. Mamma mia, ragazzi. Di nuovo torna successo. Inghilterra, attenzione, questo è curioso. Liverpool, ancora lui, ancora lui, mamma mia. Chi è retrocesso? Crystal Palace, Middlesbrough e Burnley. Burnley, ok, non Burnley. Francia, vediamo. Il Lille, Paris Saint-Germain che non riesce più a dominare. Sono quattro master che gli tolgono lo scudetto. Bene, bene, si è riequilibrato un po' il campionato francese. In Italia, vabbè, abbiamo visto la Juve campione d'Italia. Andiamo in Serie B. Salgono Udinese, Crotone e Brescia. L'Udinese ritorna in A dopo 2 stagioni o tre. Insomma, diciamo che ai playoff vanno Pordenone, Sampdoria, Benevento, Cremonese e Spal. Chissà se la Sampdoria riuscirà a venire su oppure dovrà stare un altro anno in B. Già l'anno scorso ha perso. Andiamo a vedere la finale di Coppa Italia. L'ha già fatta. L'ha vinta la Juve. L'ha vinta la Juve, allora vuol dire che secondo me in Europa League, attenzione, attenzione. Andiamo in Olanda, vediamo chi l'ha vinto in Olanda. PSV. 85 punti, stessi punti della Juve, Portogallo, il Benfica, torna al successo dopo 4 Master League il Benfica, in Russia, Lokomotiv, scommetto, il Rubi Kazan dopo 2 vittorie di fila dello Zenit, mamma mia, Rubi Kazan, vedete come negli anni si equilibrano i campionati, qui ho Celtic o Rangers, figurati, Celtic. Spagna, le solite tre, e lo vince l'Atletico Madrid, 96 punti, porca miseria ragazzi. Svizzera, poi avremo Turchia e Germania. Lo Zurigo, dopo 2 anni in Basilea arriva lo Zurigo. Turchia, l'Istanbul, mamma mia. Benissimo ragazzi, io direi che ho finito. Andiamo a vederci anche, vero, chi ha vinto la CE, Borussia Dortmund. Torna alla vittoria del titolo. Bene. Andiamo a vederci l'ultima cosa. Andiamo a vederci insieme formazione e competizione. Andiamo a vedere la competizione per club e vediamo subito la Champions League. Chi l'ha vinta? Real Madrid, mamma mia. L'Europa League, attenzione. Il Chelsea, Madonna, 4-0 al Nizza. Supercoppa UEFA Spagna contro Germania, vediamo. L'Atletico Madrid, mamma mia ragazzi, non so se è già la terza o la quarta che vince. Benissimo ragazzi, io direi che è tutto. Ci rivedremo con la nuova stagione, ci saranno dei cambiamenti a livello di, come dire, formazione. Sicuramente, più che altro il centrocampo e dovremmo trovare ancora una punta che ci garantisca insieme a Botroi, Pavoletti, Lagumina e Lasagna un qualcosa in più. Bene ragazzi, è tutto, grazie, un'altra stagione che se ne va e vedremo quello che riusciremo a fare. Ciao a tutti, nella prossima stagione.